Bene, buonasera a tutti anche da parte mia e anche da parte mia un grande ringraziamento alla comunità dei frati e a questa parrocchia per l'invito. Confesso che è un invito che mi ha colto un po' di sorpresa ed è anche stata una bella sfida per me. Nel senso che mi capita di tenere degli incontri in cui si parla anche parecchio di teologia, si parla anche parecchio di spiritualità, però sempre legato alla musica, che è il mio lavoro, insomma, quello di cui mi occupo. In questo caso mi sento un po' senza rete, se devo essere sincera, perché non credo di avere i titoli per poter tenere un incontro di questo genere. E allora, dopo essermi un po' chiesta come potevo uscirne con dignità, insomma, senza tradire la fiducia che era stata riposta in me, mi sono detta semplicemente questo: io non ho niente per insegnare su Francesco e la preghiera, assolutamente niente, però posso mettermi alla scuola, posso andare a scuola e vedere che cosa Francesco ha da insegnare a me, come magari a qualcuno di coloro che ascolteranno. Quindi, essenzialmente questa serata vorrebbe essere un camminare insieme, un andare insieme alla scoperta di quello che le fonti francescane ci dicono su San Francesco e la preghiera, cercando possibilmente, parlo ovviamente per me per prima, di cavarne qualche cosa di utile per la nostra vita. E ho pensato di iniziare con questo bell'affresco che ci presenta il piccolo umile Francesco inginocchiato davanti al piccolo umile bambino nella greppia posato nella mangiatoia. Dietro si intravede un altare con il calice e la patena pronti per la celebrazione della messa. C'è anche un sacerdote lì che sta per celebrare la messa, e un pochino più in là c'è lo stesso bambino Gesù che si è un po' sdoppiato in questo affresco in braccio alla sua mamma che lo sta allattando. Ed ovviamente una riproduzione della celeberrima scena del presepio di Greccio. E proprio qui, da qui partiamo e a questo punto ritorneremo però alla fine del nostro incontro, perché siamo appunto in atmosfera prenatalizia quasi, e vogliamo anche con Francesco metterci proprio in ginocchio davanti a questo bambino e al mistero che si compie in lui. Come sarà articolato questo nostro incontro? Beh, in tre parti, probabilmente taglierò anche un po' di quello che ho trovato perché ce n'è veramente tanto da dire, e cercheremo di chiederci chi prega San Francesco, cioè a chi si rivolge quando prega, come prega San Francesco, e poi una parte proprio più specifica, proprio sul Natale, appunto andando a vedere l'episodio del presepe e di come è nato e di che cosa ci insegna al di là del romanticismo e della tenerezza del presepe in sé. E naturalmente, beh, la risposta ovvia, chi prega Francesco, beh, prega Dio, questo è chiaro. Però ci sono tanti modi per pensare a Dio e per entrare in relazione con Lui. E proprio la parola chiave è quella della relazione, perché quello che le fonti francescane ci raccontano della preghiera di Francesco è una preghiera che è molto radicata nella visione di Dio come Trinità. E vedere Dio come Trinità non significa soltanto avere un approccio teologico molto solido, non significa soltanto essere pienamente ortodossi dal punto di vista della fede, ma anche e soprattutto aver capito un po' il segreto stesso della vita di Dio. Perché Dio non è solo, Dio non è abbandonato in una solitudine cosmica. Dio è relazione, Dio è amore, e questa relazione si esplicita nella Trinità, che è questo rapporto d'amore totale, perfetto, senza ombre, che c'è tra il Padre, il Figlio e lo Spirito, e che si riversa abbondantemente su tutte le creature, su ogni creatura, ovviamente in primo luogo sull'essere umano, che è la gloria vivente di Dio, come dicevano i padri della Chiesa. Mi piace partire proprio da questo brevissimo racconto delle fonti francescane che ci dice: approfittando di un luogo più intimo e riservato, Francesco dialogava spesso ad alta voce col suo Signore. Rendeva conto al giudice, supplicava il padre, parlava all'amico, scherzava amabilmente con lo sposo. E mi piace che Francesco sapeva a chi rivolgersi, come dire, sapeva che Dio si relaziona con noi in tutti i modi in cui noi siamo in grado di accoglierlo. Dio non ha un solo modo per rivolgersi a tutti, ma si adatta alle nostre capacità di accoglierlo. Chiaramente la capacità che Francesco aveva di accogliere
l'amore di Dio era fuori da quella che io mi posso immaginare anche lontanamente, ma riusciva quindi ad articolare il suo rapporto con Dio proprio con queste diverse prospettive che sono poi quelle appunto della Trinità stessa. Rivolgendosi poi a Cristo, c'era questa importante, compenetrazione dell'aspetto del Cristo crocifisso e del Cristo sposo. Noi esseri umani viviamo in questo territorio di confine che è il già e il non ancora, è l'essere già con un piede nel paradiso, per così dire, già assaporare la bellezza piena e perfetta del dono che Dio fa a noi di se stesso, ma anche la fragilità, la fatica, il peccato e la sofferenza che ci sono nel nostro quotidiano. E questo, è rappresentato iconicamente proprio dalla figura del crocifisso. Crocifisso che poi, come vedremo, in particolare il crocifisso di San Damiano, è un crocifisso risorto, quindi a sua volta è attaccato alla croce, ma è anche già sfolgorante della pienezza della sua vita immortale. E allora rapportarsi con il Cristo crocifisso e sposo, quindi scherzare amabilmente, come dice, con lo sposo, è aver capito la pienezza del mistero di Cristo stesso. E non meno importante è anche la devozione alla Vergine Maria. Chiaramente non la pregava nello stesso modo in cui pregava la Trinità, ma il grande ruolo che Maria ha avuto nella vita di Francesco e dei suoi seguaci è molto indicativo perché ci permette proprio di essere un po' la porta del cielo, no? Come uno degli epiteti con cui ci si rivolge a Maria. E come vediamo questi aspetti? Beh, andiamo a vedere alcuni dei testi e scorgiamone anche la bellezza. Questo è un testo celeberrimo, naturalmente chiamato Lodi di Dio Altissimo, che è una specie di litania, una specie di poema in cui Francesco esplora tanti attributi della bellezza di Dio. E qui faccio una piccola annotazione da musicista e da persona che vive, insomma, di arte. Francesco, tra le altre cose, è stato uno dei padri della letteratura italiana, come ben sappiamo. E mi è piaciuto anche ritrovare proprio in questi testi che ci ha lasciato, che ci sono stati tramandati dalla tradizione francescana, una grandissima bellezza letteraria. E questo perché? Perché certo, con Dio si può scherzare amabilmente, come abbiamo visto nella slide precedente. Ma è anche bello trovare parole belle per parlare con Dio, cioè questo sarà un tema ricorrente in questo incontro, il rispetto, l'amore verso Dio che si esplicita anche nella ricerca di bellezza, nella ricerca di qualche modo molto bello con cui entrare in relazione con Lui. E allora abbiamo queste lodi di Dio Altissimo in cui ci si rivolge appunto a Dio, innanzitutto viene visto nella sua santità e trascendenza, cioè Dio come santo appunto è solo Dio, che è su un piano diverso da quello delle creature. Quindi il primo passo è quello di riconoscere proprio la differenza sostanziale, essenziale tra il creatore e la creatura. Quindi forte, grande, altissimo, re onnipotente, Padre Santo, re del cielo e della terra. Io mi immagino qui l'incanto di Francesco, che aveva questa capacità di vedere all'interno del mistero di Dio tante cose che noi poveretti, almeno parlo per me, non riusciamo neanche a scorgere da lontano. E nel momento in cui ti si apre una finestra sul mistero di Dio, non puoi fare altro che cantarne la bellezza, avere il cuore pieno di canto, com'è questo bellissimo testo, no? E poi dice: tu sei trino ed uno. E qui tante volte ci viene da pensare a noi cristiani che il mistero della Trinità sia uno dei più complicati da pensare, dei più difficili da capire. Beh, certo non lo capiremo mai, questo è chiaro, ma nello stesso tempo Francesco si incanta davanti alla Trinità. Non è per lui un'occasione di lambicarsi il cervello come fanno essere tre, come fa essere uno, no. È la bellezza di Dio che si manifesta in questo rapporto d'amore che è Trinità e unità, Signore Dio degli dèi. E poi c'è questo verso meraviglioso: tu sei il bene, ogni bene, il sommo bene. C'è questa prospettiva che è anche molto agostiniana, no? Sant'Agostino che ci presenta Dio come colui che ci dà la felicità perfetta, al quale quando non abbiamo gli occhi obnubilati dal peccato tendiamo naturalmente, no? Quindi questa bellezza infinita di Dio come bene, come ogni bene, come sommo bene, è quella che ci attrae spontaneamente e ci tira proprio a sé. Il Signore Dio vivo e vero.
E poi parte con alcuni epiteti che sono molto spesso di origine biblica. Chiaramente tu sei amore e carità, questo sono echi del Vangelo di Giovanni, delle lettere di Giovanni, Dio è amore, il mistero di Dio è amore. Tu sei sapienza e sappiamo in che modo la meraviglia della sapienza viene tratteggiata nell'Antico Testamento. Ma poi qui abbiamo la sorpresa, tu sei umiltà. Questa è veramente un'affermazione rivoluzionaria. Tu sei umiltà. Ora, è chiaro che dell'umiltà di Dio si parla molto nella Bibbia, perché il Dio che si china, che si svuota, come dice San Paolo, la kenosis, proprio l'abbassamento di Dio che si fa uomo e sale sulla croce per noi. Ma dire di Dio che è umiltà, che è terra terra, tra virgolette, è qualcosa di veramente sorprendente. Tu sei pazienza, anche qui abbiamo una prospettiva sul crocifisso, che è il Christus patiens, il Cristo che soffre, ma anche che ha questa mansuetudine incredibile che troviamo poi nel verso successivo. Tu sei bellezza, e qui abbiamo di nuovo Francesco, artista e poeta, che si incanta davanti alla bellezza di Dio. E poi sei sicurezza, sei quiete, anche qui abbiamo tanti salmi che ci parlano del bambino in braccio a sua madre, della tenerezza, della serenità e della libertà che abbiamo in braccio a Dio. E poi sei gaudio e letizia, perché Dio è felicità a lui e dà la felicità a noi. E sappiamo appunto che Francesco era uno che scherzava amabilmente con il suo Dio, quindi anche questa dimensione della letizia e della gioia. Sappiamo però anche che per Francesco la letizia viene anche dal donarsi, viene anche dall'abbassamento e anche dall'umiltà. Quindi c'è anche questa compenetrazione molto forte. Poi speranza, giustizia, temperanza sono anche delle virtù teologali e cardinali che troviamo nella teologia cristiana, articolate in questo modo. Tu sei la nostra ricchezza, Dio come il tesoro nascosto delle parabole, Dio come colui per il quale vale la pena di vendere tutto e di giocarsi tutto. Di nuovo bellezza, sei mansuetudine, tu sei protettore, custode e difensore. E qui di nuovo abbiamo il Dio come fortezza potente, come colui a cui ricorrere in ogni momento di difficoltà, fortezza e refrigerio. Di nuovo le virtù, speranza, fede, carità e soprattutto la dolcezza. Poi vedremo tornare proprio alla fine del nostro incontro questa dolcezza quasi gustativa di Dio che Francesco sapeva sperimentare con ogni fibra del suo essere. E poi la contemplazione della vita eterna, perché la vita eterna è Dio stesso. E questo inno, secondo me, è uno dei più belli che siano mai stati scritti e rivela in una maniera meravigliosa la comprensione che Francesco ha della Trinità. E nella Trinità ovviamente c'è un ruolo particolare rivolto al Padre, anche perché chi è che ci insegna a pregare? Ci insegna a pregare lo stesso Cristo. E come ci insegna a pregare? Ci insegna a pregare con il Padre nostro. E qui abbiamo questa meravigliosa parafrasi, o meglio, con un termine musicale, tropo sarebbe, il tropo che Francesco fa sul Padre nostro. Cos'è un tropo? È una farcitura, o meglio un'amplificazione espressiva, per cui noi andiamo a rileggere il Padre nostro e andiamo a scoprirne delle sfaccettature che magari avevamo trascurato finora. Inizia invocando Dio come Padre nostro, come creatore, come redentore, come consolatore e salvatore nostro. E già qui c'è di nuovo un'eco trinitaria, perché il creatore è il Padre, il redentore è il Figlio, il consolatore è lo Spirito, no? Per cui nel momento in cui preghiamo il Padre con le parole che ci ha insegnato Gesù, nello stesso tempo siamo inseriti a nostra volta in questa vita della Trinità che è continua relazione tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. E poi qui c'è di nuovo una di quelle finestre che vi dicevo sul cielo, una delle finestre che Francesco, che contemplava veramente il mistero di Dio, apre un po' anche per noi. E allora questo essere nei cieli non è essere sulle nuvolette, ma essere dentro gli angeli e dentro i santi, illuminandoli della conoscenza perché tu sei luce, infiammandoli all'amore perché tu sei amore, ponendo la tua dimora in loro e riempiendoli di beatitudine. Quindi Dio viene visto qui come colui che dà luce, dà calore e abita. E sono tre realtà meravigliose, perché la luce e il calore sono quelli che ci danno la vita, ma il venire ad abitare dentro di noi richiede che apriamo il nostro cuore.
della luce e del calore siamo solo dei riceventi, ma l'essere dimora dipende da noi, l'essere dimora di Dio. E di nuovo questa lode di Dio come bene eterno dal quale proviene ogni bene, senza il quale non esiste alcun bene. E poi c'è questa lode di nuovo, sia santificato il tuo nome, e questa frase bellissima, si faccia luminosa in noi la conoscenza di te. Questa è meravigliosa questa frase, cioè santificare il nome di Dio vuol dire diventare capaci di accogliere questa luce che è la conoscenza di Dio stesso. E poi qui abbiamo un'eco paolina, poter conoscere l'ampiezza, l'estensione, la sublimità, diceva San Paolo, l'ampiezza di che cosa? Dei tuoi benefici, di quello che ci regali, cioè renderci conto, santificando il nome di Dio, che i regali che ci fa sono immensi. L'estensione delle tue promesse, i doni sono presenti, attuali, le promesse riguardano tutta la nostra storia di oggi, la nostra storia di domani, è la storia nostra che sarà fuori dal tempo. E poi la sublimità della maestà e la profondità dei giudizi, di nuovo la trascendenza di Dio, Dio che non è come nessuna creatura, è diverso, più grande, ma anche totalmente altro rispetto alla creatura. Che cos'è il regno di Dio che vogliamo che venga? È il fatto che Dio regni in noi, perché tu regni in noi per mezzo della grazia, e ci faccia giungere nel tuo regno dove la visione di te è senza veli, l'amore di te è perfetto, la comunione di te è beata e il godimento di te senza fine. Per Francesco, come diceva prima rispetto alla visione degli angeli e dei santi, il regno di Dio è la visione di Dio, quindi questa luce, questa illuminazione meravigliosa, è amore, è un amore che si fa comunione e che dà il godimento perfetto e totale. E qual è la volontà di Dio che chiediamo che venga fatta? Semplicemente che noi amiamo Dio sopra ogni cosa, come con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze, ricordando naturalmente la ricetta che Gesù dà allo scriba che lo interroga. E amare con tutto il cuore vuol dire pensare a Dio in ogni momento. Come facciamo con la nostra vita piena di impegni e di preoccupazioni? Beh, lo vedremo tra poco. Con tutta l'anima, sempre desiderando te, aspirare continuamente alla bellezza di Dio. Con tutta la mente, orientare a Dio tutte le nostre intenzioni e cercare il suo onore in ogni cosa. E con tutte le forze, spendere tutte le nostre energie e sensibilità dell'anima e del corpo a servizio del tuo amore e non per altro. Allora, Francesco ci insegna che la volontà di Dio, che è fatta attualmente in cielo e che cerchiamo di fare e di cercare nella terra, è proprio la volontà di amare Lui e di amare il prossimo come noi stessi. Cosa vuol dire amare il prossimo come noi stessi per Francesco? Trascinare tutti con ogni nostro potere al tuo amore, quindi diventare a nostra volta annunciatori con la vita della sua bellezza. Godere dei beni altrui come dei nostri e soffrire nei mali insieme con loro e non recare alcuna offesa a nessuno. Quindi l'empatia. Francesco ci insegna anche che pregare è essere empatici, sentire con gli altri, metterci nei panni degli altri, essere felici per loro, gioire con loro, piangere con loro quando è il caso. E qual è il nostro pane quotidiano di cui abbiamo bisogno? Per Francesco, molto semplicemente, è Cristo, il pane di vita. Quindi prima ancora di chiedere il pane quotidiano da mangiare che ci dà il sostentamento per il corpo, Francesco si inchina e chiede questo pane che è il figlio diletto di Dio, che dobbiamo accogliere in memoria, comprensione e reverenza, che sono gli attributi proprio della celebrazione dell'Eucaristia. Il memoriale, fare memoria, rendere presente l'ultima cena nella nostra vita e sull'altare, comprensione, cercare di entrare in questo mistero nella misura in cui ovviamente ci è dato farlo, e reverenza, quello che non riusciamo a capire, adorarlo semplicemente, quell'amore che egli ebbe per noi e tutto quello che per noi Cristo disse, fece e patì. E poi abbiamo l'invocazione di perdono, perdono che viene dalla misericordia di Dio, dalla passione di Cristo e dai meriti, dall'intercessione di Maria e di tutti gli eletti.
A sua volta noi dobbiamo perdonare, ricordiamo anche l'importanza del perdono anche nel Cantico delle Creature, di cui parlerà poi uno dei prossimi relatori, per cui oggi l'ho lasciato un po' da parte, insomma, però anche lì chi sa perdonare è veramente benedetto da Dio. Ma perdonare non è facile, perdonare è molto complesso. E allora quello che noi non sappiamo perdonare, dice Francesco, fa che lo perdoniamo per amor tuo, perdonalo tu, in modo da riuscire a farci amare i nostri nemici e a pregare per tutti. E poi abbiamo queste ultime preghiere contro la tentazione, che può essere nascosta o manifesta, improvvisa o insistente, e il male da cui chiediamo di essere liberati anche nel passato, quindi essendo perdonati nel presente e nel futuro. Il crocifisso di San Damiano, come vi dicevo, è questo crocifisso bellissimo, incantevole, che è un crocifisso risorto, è un crocifisso di grande pace, un crocifisso di grande luce. E la tradizione vuole che davanti a questo crocifisso sia sbocciata questa meravigliosa, breve ma stupenda preghiera di San Francesco. Quindi, dopo essersi rivolto al Padre, si rivolge al Cristo. Cristo che viene visto come alto e glorioso Dio. Questa è una prospettiva molto giovannea, molto di San Giovanni. Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. La gloria di Cristo, la gloria di Dio, si rivela proprio sulla croce. Questa ambivalenza dell'uomo nudo, abbandonato sulla croce, che è anche però la pienezza della rivelazione di Dio, viene vista immediatamente da Francesco, che invoca il crocifisso come alto e glorioso Dio. Illumina il cuore mio. Questo tratto della luce è cruciale per Francesco, vediamo che torna ogni momento. Perché? Perché la luce è la bellezza che ci circonda, la luce è quello che orienta i nostri passi. E il crocifisso diventa per Francesco la finestra verso la luce. Passando dal crocifisso, la luce di Dio giunge a noi e noi entriamo nella luce di Dio. E quegli attributi che prima lui rivolgeva a Dio, tu sei fede, tu sei speranza, tu sei carità, e quelli che ora chiede, dammi una fede dritta, una fede solida, sicura, robusta, senza tentennamenti, una speranza certa. Cosa vuol dire una speranza certa? È quasi una contraddizione in termini, perché se spero qualche cosa è perché non sono certa che ci sia. E invece no, Francesco sembra dire, io desidero che la mia speranza sia talmente radicata nella promessa di Dio che, anche se non la possiedo ancora del tutto, so senza ombra di dubbio che alla fine la possederò. E questo viene anche dalla carità perfetta e dall'umiltà profonda. E poi chiede senno e conoscimento, cioè l'intelletto, sia anche la capacità di comprendere il più possibile il mistero di Dio con l'intuizione, con la sensibilità, ma anche con la razionalità. Tutta la persona di Francesco è messa qui davanti al crocifisso, con il suo cuore, illumina il cuore mio, con le sue virtù e con la sua umiltà, che chiedono a loro volta di essere illuminate dal senno e dal conoscimento per poter servire i comandamenti di Dio, per poter vivere in quell'amore per Dio e per il prossimo che ha appena spiegato in maniera così bella nella sua preghiera al Padre Nostro. E infine, come ultima preghiera al crocifisso, quest'altra che secondo me è altrettanto incantevole, in cui Francesco chiede di essere rapito dall'ardente e dolce forza dell'amore di Dio. Sappiamo che così è stato, perché tale è stata l'identificazione di Francesco con il Cristo in croce, che addirittura ha portato le stigmate, è stato soprannominato un alter Christus, un altro Cristo. Allora chiede proprio al crocifisso di essere rapito dall'ardente e dolce forza del suo amore, affinché la mente di Francesco venga rapita proprio da tutte le cose che sono sotto il cielo, cioè tutto quello che non è santità vuole dimenticarlo. Abbiamo visto prima che il cielo per Francesco che cos'è? È la presenza di Dio negli angeli e nei santi. Quindi tutto quello che è sotto il cielo, tutto quello che non è presenza di Dio vuole esserne rapito, vuole esserne tirato via, vuole esserne separato.
affinché io muoia per amore dell'amor tuo, come tu ti sei degnato di morire per amore dell'amor mio. Sentite qua, oltre anche alla bellezza letteraria, no? Questo gioco tra il morire e l'amare, no? Anche come suono si intersecano tra di loro, ma è una morte che è per la vita, è un abbandonare tutto quello che appunto non è presenza di Dio per diventare luminosità, per diventare luce di Dio. Morire per amore dell'amore di Dio, come Dio si è degnato di morire per amore dell'amore mio. Cosa vuol dire per amore dell'amor mio? Vuol dire che tanto desidera Dio il nostro amore da aver voluto morire per noi. Quindi morire per amore dell'amor mio è: guarda come ti ho amato fino alla morte, affinché tu potessi amarmi, no? Non ci sono parole per commentare questo, perché è talmente, direi, perfetto come preghiera, talmente perfetta che ogni mia parola la rovina, insomma. Però credo che veramente qui Francesco ci stia spalancando una finestra sull'eternità dalla quale vale la pena di entrare, direi. E infine, ma non meno importante, è la presenza di Maria, come vi dicevo, perché Francesco aveva un forte amore per la Vergine, un forte amore che ha trasmesso anche a tutti noi. E c'è questa bella preghiera alla Vergine Maria che a sua volta è un po' una litania, ma è anche molto radicata nella teologia e nella scrittura, no? Maria viene vista come signora, come santa regina, santa madre di Dio, ma poi anche come vergine fatta chiesa, e questo è a sua volta qualcosa che dà un po' il mal di testa se uno ci pensa. Cosa vuol dire? Che Maria, come la chiesa, è vergine e madre. Maria fa parte della chiesa e nello stesso tempo è anche madre della chiesa stessa. E vergine fatta chiesa perché chiesa con la C minuscola ospita Dio, chiesa con la C maiuscola è parte del mistero proprio della redenzione. Eletta dal Santissimo Padre Celeste, che ti ha consacrata insieme col Santissimo suo Figlio diletto e con lo Spirito Santo Paraclito. Ecco nuovamente che Francesco ci insegna che la preghiera verso Maria è sempre una preghiera della Trinità. Noi non adoriamo Maria, non ne facciamo una dea, ma nel momento in cui ci rivolgiamo a Maria, lei automaticamente ci spalanca le porte della contemplazione della Trinità: il Padre Celeste, il Figlio diletto e lo Spirito Santo Consolatore. Tu in cui fu ed è ogni pienezza di grazia e ogni bene. Piena di grazia, sappiamo che è l'attributo con cui Maria viene salutata dall'angelo, ma anche la pienezza del bene. Abbiamo visto prima che Dio è tutto il bene, ogni bene, il sommo bene. In Maria, come nella Chiesa, abita la pienezza del dono di Dio. E infatti viene salutata poi come palazzo, tabernacolo e casa di Dio, come la dimora. Abbiamo visto prima la preghiera affinché si possa diventare dimora di Dio. E Maria è stata proprio il palazzo regale, il tabernacolo che ha accolto il Cristo fatto carne, come il tabernacolo accoglie il corpo di Cristo nel sacramento dell'Eucaristia, e casa dove Dio abita sentendosi a casa sua. In Maria Dio non si sente mai a disagio, in Maria Dio sta proprio bene. E poi ave suo vestimento, perché Maria ha dato la carne al Figlio di Dio, quindi gli ha dato questo vestimento di carne che egli ha preso per diventare uno di noi, si è intessuto della carne di Maria. C'è qualche bellissima antico inno della Chiesa orientale che raffigura Maria, di Sant'Efremi il Siro, che raffigura Maria come la tessitrice che tesse dalla sua carne, dal suo sangue, il corpo del Figlio di Dio. E poi Maria è ancella di Dio, come dice lei stessa nel Vangelo, e madre di Dio. Questo sono chi prega Francesco, ma ora, per imparare veramente da lui, cerchiamo di capire anche come pregava e come ci può insegnare a pregare. Ora, nel momento in cui noi contempliamo la straordinaria trascendenza di Dio, la sua alterità, il suo essere totalmente fuori dalla limitatezza della creatura, riconosciamo anche la nostra povertà. Noi sappiamo
che Francesco era sposato a Madonna Povertà e ha raccomandato la povertà come via principale proprio per raggiungere il mistero di Dio. Ma è una povertà che va ben oltre quella del privarsi dei beni materiali. La povertà direi che è la prima necessità per poter veramente pregare, perché prega chi ha bisogno di qualche cosa. Nel momento in cui siamo invece sicuri di noi stessi, non abbiamo bisogno di nulla, non abbiamo bisogno di Dio, allora non abbiamo bisogno di pregare, no? Ma questa è ovviamente una situazione impossibile. Allora, in realtà, la povertà di Francesco, forse più ancora che l'aver dato i suoi beni e l'essere vissuto senza oggetti materiali, è proprio l'aver riconosciuto il suo essere creatura, è proprio l'essersi messo in ginocchio, l'aver detto: tutto quello che ho mi viene da Dio. E per sottolineare questa dipendenza radicale da Dio, ha scelto di privarsi dei beni materiali per farsi ricordare in ogni momento che senza Dio non viviamo. Dio non ci ha dato la vita soltanto nel momento in cui ci ha posto nel grembo della nostra mamma, ma ci ha dato la vita adesso, in ogni momento, in ogni istante, e continuerà a darcela per sempre. La nostra vita non può essere se non in relazione con Dio. Essere poveri vuol dire riconoscere questa realtà, riconoscere che la nostra autonomia è un'invenzione, e meno male, perché saremmo soli e tristi se ciò accadesse. La nostra autonomia esiste soltanto nella misura in cui è dialogo con Dio, e questa è la povertà. Ed ecco perché, ci raccontano le fonti francescane, i frati erano felicissimi di non vedere, di non possedere alcuna cosa vana e dilettevole ai sensi. Nel momento in cui i primi frati scelgono proprio la povertà, si accorgono che la loro vita è piena, la loro vita è felice. Erano felicissimi di non possedere alcuna cosa, dice, e allora se ne innamorano così tanto da voler stringere un patto di alleanza con la santa povertà. Perché? Perché sono felici proprio, non è una privazione, ma è una ricerca della felicità. In quel momento tanta era la consolazione che provavano mentre erano privi di tutto ciò che il mondo ama. E poiché, liberi da ogni cura terrena, trovavano piacere solo nelle cose celesti, deliberano irrevocabilmente di non sciogliersi mai per nessuna tribolazione o tentazione dall'abbraccio della povertà. Essere poveri per questi primi frati è essere liberi e di conseguenza essere felici. Liberarsi, come diceva prima la preghiera, da tutto quello che non è cielo, e poter abitare il cielo ed essere abitati dal cielo. E questa è la lezione della povertà che ci insegna a pregare. Correlata a questo è l'umiltà. Noi sappiamo che Francesco era una persona dall'umiltà veramente straordinaria. Quando qualcuno lo insultava o gli diceva le peggio cose, come si suol dire, era solo felice, era tutto contento. Ma anche qui l'umiltà non è soltanto il reputarsi l'ultimo della terra o così via, è semplicemente il vedersi così come si è. Preghiera è cercare di vedere il mondo con gli occhi di Dio, o meglio, è fissare talmente il nostro sguardo su Dio, da diventare capaci di vedere il mondo con il suo sguardo. Questo è il mistero della vita eterna. Nella vita eterna contempleremo Dio, e nella contemplazione di Dio comprenderemo anche tutto il resto, il creato, i fratelli e noi stessi. Francesco un po' questo l'ha vissuto anche quando era sulla terra, quando era vivo come noi, e ci parla proprio di questo. Dice: sappi, frate pecorella di Gesù Cristo, che quando io dicea quelle parole che tu udisti, allora mi erano mostrati nell'anima mia due lumi, l'uno della notizia e conoscimento di me medesimo, l'altro della notizia e conoscimento del Creatore. Quindi quando lui stava pregando vedeva due luci, una era la conoscenza di se stesso e l'altra era quella del Creatore. Quando io dicea, prosegue Francesco, chi sei tu, o dolcissimo il Dio mio, allora io ero un lume di contemplazione nel quale vedevo l'abisso dell'infinita bontà e sapienza e potenza di Dio. E quando dicevo chi sono io, ero in un lume di contemplazione nel quale io vedevo il profondo lagrimoso della mia viltà e miseria. Anche qui non è una cosa deprimente, non è da dire sono appunto vile, misero, come uno potrebbe dire, ma non è vero. È semplicemente che
che quanto più noi fissiamo lo sguardo sulla luce perfetta di Dio, tanto più ci rendiamo conto della nostra umiltà e povertà. Ma questo non è deprimente, appunto, è semplicemente che quanto più siamo vuoti, tanto più possiamo accogliere la pienezza di Dio. Quindi l'umiltà di Francesco è quasi un godere per il fatto che può accogliere tanto più Dio. Quanto più siamo pieni di noi stessi, tanto meno c'è posto per Dio. Quanto più siamo piccoli, quanto più siamo poveri, come ci insegna Francesco, tanto più c'è spazio per Dio nella nostra vita. E poi c'è una parola che non ci piace più tanto, che è quella del timore. Timore di Dio, abbiamo paura di Dio, per carità. No, non è questo. Ma Francesco ha capito una cosa molto importante che ci insegna, che quando tutto è dono ci coglie un incantamento che è quasi sgomento. Ecco che cos'è il timore. Il dire: ma tu mi hai donato questo, ma cosa ho fatto io? Ma perché me lo dai? E allora questo ti fa anche temere di perderlo, come quando qualche volta, soprattutto i papà, quando gli mettono in braccio il bambino appena nato, hanno paura di romperlo, no? Non è la paura di rompere il bambino, ma è talmente bello, talmente perfetto, talmente dolce, che ti prende lo sgomento: ma cosa ho fatto io per avere un dono così bello davanti a me? E allora Francesco aveva il timore di Dio come l'incanto che una mamma ha davanti al suo bambino. Aveva questo timore di non saper accogliere questo dono così grande. E allora dice: quando tornava dalle sue preghiere personali, durante le quali si trasformava quasi in un altro uomo, cercava di conformarsi quanto più poteva agli altri, per il timore che, se appariva col volto raggiante, il venticello dell'ammirazione non gli togliesse il merito guadagnato. E dice: quando finisci di pregare e quando sei stato visitato dal Signore, devi alzare gli occhi al cielo e dire al Signore: tu, o Signore, hai mandato dal cielo questa dolce consolazione a me, indegno peccatore. Io te la restituisco affinché tu me la metta in serbo, perché io sono un ladro del tuo tesoro. È molto curiosa questa affermazione. Ma anche qui non si è meritato veramente nulla, nemmeno Francesco. Tutto è stato dono anche per lui. E davanti alla grandezza del dono non possiamo fare altro che spalancare gli occhi, spalancare il cuore ed essere felici e grati, ma anche con un po' di sano timore, quello che ci rende preziose le cose. Se uno ci affida 1 miliardo di euro, abbiamo il timore di perderli, no? Quanto più è prezioso il dono di Dio, tanto più è giusto che abbiamo anche un po' il timore di perderlo, perché ci aiuta a tenerlo prezioso, ci aiuta a tenerlo caro. E poi vi dicevo della sacralità. Allora, qui confessione pubblica: io a volte quando prego, tipo prego a letto per esempio, non ho la posizione del corpo rispettosa di Dio, eccetera. E qui invece Francesco ci insegna anche questo, che è vero che con Dio si può scherzare amabilmente, anzi penso che gli piaccia pure un bel po' quando scherziamo amabilmente con Lui, ma se sappiamo veramente qual è la grandezza di Dio, qual è la sua bellezza, allora dobbiamo anche rispettarla. Dobbiamo anche avere l'umiltà di metterci davanti a questo mistero, appunto, con timore e umiltà. E allora qui ci viene raccontata questa cosa rispetto alla sua preghiera delle ore, in cui Francesco, che pure era ammalato, era fragile nel corpo, così, pregava sempre senza cappuccio. Perché? Perché senza cappuccio voleva dire appunto di essere non protetti davanti a Dio, di essere nella posizione di umiltà. Tant'è vero che addirittura a un certo punto suona la campana mentre lui è sotto la pioggia battente, tipo questi giorni, e lui cosa fa? Scende dalla sua cavalcatura e recita tutto il suo bravo ufficio senza il cappuccio. Uno dice: chi te lo fa fare? Potevi tenertelo in testa, cosa cambiava? E no, cambiava per Dio niente, non cambiava niente, ma per noi sì. Perché se ci mettiamo davanti al mistero di Dio con anche dei gesti che ci aiutino a renderci conto della presenza di colui che è davanti a noi in quel momento, allora forse anche la nostra preghiera ne viene innervata, irrobustita e in qualche modo resa più forte. E il desiderio di Dio, coltivarlo in ogni momento. Anche qui ne parlava già prima di questa desiderio del desiderio, desiderare il desiderio. E questa è una cosa che Francesco ci insegna in maniera molto bella, perché si dice: si sentiva pellegrino nel corpo lontano dal Signore.
e cercava di raggiungere con lo spirito il cielo, e fatto ormai concittadino degli angeli, ne era separato unicamente dalla parete della carne. Allora, il cielo abbiamo visto prima che è la contemplazione di Dio, e Francesco vuole alimentare questo desiderio di Dio come una fiamma che tende sempre verso l'alto, dicevano molto spesso i padri della Chiesa. E più diamo legna a questa fiamma, più questa fiamma sale e cresce. Alimentare il desiderio è quello che nello stesso tempo ci porta su. Quanto più alimentiamo il desiderio di Dio nella preghiera, nella contemplazione, tanto più ci riempiamo di Lui. E poi una cosa che mi è piaciuta molto, che mi ha incantata molto quando l'ho letta, l'accoglienza. Il padre Francesco dice: era solito non trascurare negligentemente alcuna visita dello spirito. Quando gli si presentava, l'accoglieva e fruiva della dolcezza che gli era stata data fino a quando il Signore lo permetteva. Così si avvertiva gradatamente alcuni tocchi della grazia, mentre era stretto da impegni o in viaggio, gustava quella dolcissima manna a varie e frequenti riprese. Anche per via si fermava, lasciando che i compagni andassero avanti per godere della nuova visita dello Spirito e non ricevere in vano la grazia. Allora, beh, è ovvio che Francesco aveva degli incontri con Dio che si svolgono su un piano molto diverso da quelli che caratterizzano la mia personale vita e la mia esperienza di Dio, però bisogna stare attenti, perché qui non è tanto Francesco che prende l'iniziativa, adesso mi metto a pregare, ma è Dio che bussa alla sua porta, proprio come nell'Apocalisse: io sto alla porta e busso, se qualcuno mi apre io verrò da lui e cenerò con lui e prenderò dimora presso di lui. Allora l'iniziativa viene sempre da Dio. Francesco si accorge in certi momenti che Dio sta bussando alla sua porta, e allora è la cosa più importante, lasciamo perdere tutto il resto, lasciamo che gli altri frati vadano avanti, ma io voglio gustarmi questa dolcissima manna, questa presenza di Dio. Ora, Francesco non era un monaco, Francesco era un frate, anzi ha quasi con buon orgoglio, per così dire, rivendicato una forma di vita diversa rispetto a quella del monachesimo tradizionale. I suoi frati vivevano e vivono nel mondo, vivono con le persone, fanno una vita non reclusa, no? Però la presenza di Dio bussa alla tua porta in ogni momento. E allora anche quando siamo sul tram, quando siamo al mercato, quando stiamo facendo qualsiasi cosa, può accadere che Dio bussi alla nostra porta. Preghiera è accogliere Dio, forse più ancora che cercarlo, e lasciarlo entrare nella nostra vita. E poi pregare per gli altri, questa è un'altra delle caratteristiche importanti della preghiera per Francesco. Qui ho un po' tagliato la citazione, ma era una storia molto carina di un abate che lo incontra, gli chiede una preghiera, e Francesco gliela promette volentieri. E poi però, siccome devo dire francamente che a me succede che tante volte dico: ah sì, pregherò per te, poi mi dimentico allegramente, allora Francesco dice: no, se gliel'ho promesso lo faccio subito. Allora prega subito per questo abate, e a questo abate immediatamente si accorge dell'effetto di questa preghiera, che immediatamente l'ha fatto sentire meglio. Lui stava andandosene tranquillo per la sua strada, e nel momento in cui Francesco prega per lui, puff, subito succede qualcosa di bello. E allora dice Francesco: questi sono i piccoli doni che devono farsi tra loro i servi di Dio, tale lo scambio vicendevole che si addice loro riguardo al dare e al ricevere. Quel santo amore che a volte è chiamato spirituale è contento del frutto dell'orazione, la carità tiene poco conto dei poveri doni terreni. Credo sia proprio dell'amore santo aiutare ed essere aiutati nella lotta spirituale, raccomandare ed essere raccomandati davanti al tribunale di Cristo. Ecco, una cosa che Francesco ci insegna è proprio pregare gli uni per gli altri. E questo non soltanto per ottenere delle grazie, farsi dei regali spirituali proprio, dei regali scambievoli e vicendevoli, ma anche per rafforzare quella relazione, quell'essere in empatia che dicevamo prima. Quanto più io prego per le altre persone, tanto più sento con loro, riesco a vedere nel loro cuore come vede Dio nel loro cuore e capirle e camminare con loro nell'umiltà e nella semplicità. Ma infine, ma non meno importante,
abbiamo alcuni aspetti ancora più densi e forti da considerare. Francesco prega come Cristo. Noi sappiamo che Cristo viveva di preghiera per il semplice fatto che era nella relazione della Trinità, ma anche nella sua dimensione umana viveva di preghiera. E quanto più Francesco cerca di conformarsi a Cristo, di diventare quell'altro Cristo che abbiamo detto prima, fino addirittura a portare nel suo corpo i segni della passione di Cristo, tanto più si concentra su due aspetti fondamentali: l'umiltà dell'incarnazione e la carità della passione. Dio, abbiamo visto prima che Francesco lo definisce umiltà, cioè Dio dalla sua infinita trascendenza si spoglia, diventa uomo, ecco il Natale. Prende carne umana fino a diventare una creatura piccola, fragile, come un bambino. E questa umiltà è quella che Francesco impara così profondamente e che gli rende possibile proprio l'incontro con Dio. L'incarnazione di Cristo è la rivelazione del Padre. Cristo è il Verbo, è la parola con cui Dio si rivela a noi. Facendosi carne, il Verbo si è fatto carne, è l'atto supremo di umiltà, ma è anche la rivelazione perfetta di Cristo. Entrando nell'umiltà di Cristo, noi entriamo nel Padre stesso. E la carità della passione, l'amore, rapire per tu sei morto per amore dell'amor mio. Attraverso la contemplazione della passione di Cristo entriamo nell'amore di Dio stesso. L'umiltà dell'incarnazione e la carità della passione erano talmente impresse nella memoria di Francesco che difficilmente gli riusciva di pensare ad altro. Ora, io personalmente nella vita penso a tantissime altre cose e questo non è un gran bene, ma credo che anche Francesco potesse pensare alle cose della vita, ma essere nello stesso tempo radicato proprio nell'umiltà dell'incarnazione e nella carità della passione, tanto da diventare a sua volta offerta. E questa è un'altra dimensione importante della preghiera. Nel momento in cui io accolgo l'accoglienza con timore, quindi con stupore, con incantamento, la bellezza di Dio, allora a mia volta non posso tenermi tutto di me stesso per me, perché ho bisogno di darmi. E allora l'anima sua era tutta assetata del suo Cristo e a lui si offriva interamente nel corpo e nello spirito. E in realtà, per offrire a Dio in molteplice olocausto tutte le fibre del cuore, considerava sotto diversi aspetti colui che è sommamente uno. Cosa vuol dire questo? Abbiamo visto prima quell'inno meraviglioso: tu sei bellezza, tu sei mansuetudine, tutte quelle bellissime parole che Francesco ha rivolto al suo Dio. Ne ha viste tante sfaccettature, ha visto Dio in tante da tante prospettive diverse. Questo perché? Perché nel momento in cui considero Dio come umiltà posso diventare umile, nel momento in cui lo considero come mansuetudine posso diventare mansueto e diventare a mia volta offerta. Questo è il senso dell'offerta che Francesco vive nella sua preghiera. E poi le ultime due aspetti prima di concludere questa parte del nostro incontro sono l'intimità e il diventare preghiera. E qui mi ha intenerita moltissimo questa lettura in cui Francesco cerca il raccoglimento, ma addirittura cerca di farsi delle chiesette portatili, no? Quando non può fare altro si mette il cappuccio in testa, quando non ha nemmeno il cappuccio si nasconde nella manica. E questo perché? Abbiamo visto prima che voleva sembrare come tutti gli altri, non voleva essere quello privilegiato, ma aveva anche bisogno di una cella nel suo cuore, diceva, faceva un tempio del suo petto. Anche noi nella nostra vita frenetica di tutti i giorni possiamo avere il nostro cappuccio, la nostra manica o il nostro tempio nel cuore per incontrarci con Dio. E credo che questo sia veramente la bellezza della preghiera di Francesco, non aver bisogno di obbligatoriamente di un luogo per pregare, certo se c'è è meglio, ma anche appunto, come dico, nel tram, al mercato, dappertutto ci può essere la nostra chiesetta portatile, la nostra chiesetta in cui Dio bussa alla porta se noi lo accogliamo. E questo ha permesso Francesco, e questa è la cosa più bella di tutte, di diventare preghiera. Questo è veramente un passo che leggo piano perché vale la pena. Cioè, spesso, senza muovere le labbra, meditava a lungo dentro di sé.
e concentrando all'interno le potenze esteriori si alzava con lo spirito al cielo. In tal modo dirigeva tutta la mente e l'affetto a quell'unica cosa che chiedeva a Dio. Non era tanto un uomo che prega, quanto piuttosto egli stesso tutto trasformato in preghiera vivente. Qui non c'è veramente molto da aggiungere, se non che volevo sottolineare una cosa. Dice: dirigeva tutta la mente e l'affetto a quell'unica cosa che chiedeva a Dio. Questo è un salmo: una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita per gustare la dolcezza del Signore e ammirare il suo santuario. Allora, Francesco vive di Dio, vive della pienezza di Dio e si innamora di Dio. E allora chiede soltanto questo, di restare sempre con Dio. È una cosa bellissima, perché tanto è pieno della luce di Dio da essere diventato luce lui stesso. Tanto è pieno della presenza di Cristo da essere diventato un altro Cristo, da portare nella sua carne la passione e la risurrezione di Cristo. Diventare preghiera, beh, è una sfida, non credo che mi sarà mai possibile provare ad avvicinarmici, ma tentare qualche passo in questa direzione, sì, cercare di vivere veramente alla presenza di Dio. E così anche la nostra attesa del Natale prenderà un sapore diverso. Ora qui confesso che io sono una innamoratissima del Natale, ma anche negli aspetti proprio più bambineschi, più frivoli, dagli alberi di Natale, eccetera. Però il presepe, che ha una sua dimensione giocosa, ha una sua dimensione appunto infantile, ma per Francesco ha anche una dimensione serissima, perché il racconto che ci viene fatto della invenzione del presepio, del presepe di Greccio, è un racconto molto profondo. C'era questo nobiluomo che Francesco ammirava molto, perché non era soltanto nobile di nascita, ma anche e soprattutto di cuore, dice, di buona fama e di vita anche migliore. Era stimato da Francesco perché, pur essendo nobile e molto onorato nella sua regione, Francesco stimava di più la nobiltà dello spirito che quella della carne. E allora Francesco si rivolge a lui e dice: ma sarebbe tanto bello se potessimo preparare il Natale di Gesù in un modo diverso dal solito. Dice Francesco: vorrei rappresentare il bambino nato a Betlemme e in qualche modo vedere con gli occhi del corpo i disagi in cui si è trovato per la mancanza delle cose necessarie a un neonato, come fu adagiato in una greppia e come giaceva sul fieno tra il bue e l'asinello. Notare che qui Francesco non vuole godersela, non vuole primariamente godersi la bellezza della scena del bambino appena nato, eccetera, ma vuole vedere la povertà di Cristo, vuole accostarsi al mistero dell'umiliazione di Dio che si fa carne, no? Quindi è prima di tutto una contemplazione molto seria quella che Francesco ci invita a fare. E per farlo allestiscono questa sacra rappresentazione. E giunge il giorno della letizia, il tempo dell'esultanza, e allora c'è questa bellissima scena che ci sembra di rivedere anche noi mentre la leggiamo, con gli uomini e le donne che arrivano festanti dai casolari della regione, portando ciascuno secondo le sue possibilità ceri e fiaccole per illuminare quella notte nella quale si accese splendida nel cielo la stella che illuminò tutti i giorni e i tempi. Arriva alla fine Francesco, vede che tutto è predisposto secondo il suo desiderio ed è raggiante di letizia. Sentiamo quanta gioia e quanta luce c'è in questa povertà, bellissimo tutto questo. Ora si accomoda la greppia, si pone il fieno e si introducono il bue e l'asinello, si loda l'umiltà e la povertà di Cristo. Quindi nuovamente quello che importa, il centro di tutto, è la povertà e l'umiltà. Questa notte è chiara come pieno giorno e dolce agli uomini e anche agli animali. Mi piace questa sottolineatura, che anche gli animali sono tutti contenti. La gente accorre e si allieta di un gaudio mai assaporato prima davanti al nuovo mistero. La selva risuona di voci e le rupi imponenti echeggiano i cori festosi. I frati cantano scelte lodi al Signore e la notte sembra tutta un sussulto di gioia. Il santo è lì estatico di fronte al presepio, lo spirito vibrante di compunzione e di gaudio ineffabile. Poi il sacerdote celebra solennemente l'Eucaristia sul presepio e lui stesso assapora una consolazione mai gustata prima. Abbiamo detto: Dio si fa carne, l'umiltà più profonda che si possa immaginare,
E a sua volta il Dio fatto carne, il Cristo, si fa pane per noi. L'Eucaristia è il luogo in cui veramente si fa presente la presenza di Dio in mezzo a noi. E allora la celebrazione dell'Eucaristia sul presepio rende quella che poteva essere una simpatica sacra rappresentazione invece un momento di vera presenza di Dio in mezzo a noi. E poi c'è questa scena meravigliosa perché Francesco si riveste dei paramenti diaconali perché era diacono e canta con voce sonora il Santo Vangelo, l'Exultet. Quella voce forte, dolce, limpida e sonora rapisce tutti i desideri di cielo. E ogni volta che diceva bambino di Betlemme o Gesù, passava la lingua sulle labbra quasi a gustare e trattenere tutta la dolcezza di quelle parole. Questa è una cosa bellissima, proprio Francesco che dice slurp, proprio si lecca le labbra dalla bellezza della parola Gesù o bambino di Betlemme. E questo è tenerissimo, è proprio bello, perché da questo momento di contemplazione dell'umiltà di Dio al momento dell'Eucaristia e al momento della tenerezza più profonda, dell'incantamento vero. Non è soltanto la tenerezza del bambolotto che mettiamo nel presepio, ma è la tenerezza della presenza di Dio che si fa uomo per noi. Per i meriti di San Francesco, il fanciullo Gesù veniva risuscitato nei cuori di molti che l'avevano dimenticato e il ricordo di lui rimaneva impresso profondamente nella loro memoria. Terminata quella veglia solenne, ciascuno tornò a casa sua pieno di ineffabile gioia, proprio come era successo ai pastori che, ci dice il Vangelo, proprio avevano il cuore pieno di questa grandissima gioia, e anche i re magi al vedere la stella furono pieni di una grandissima gioia, una gioia assolutamente fuori da ogni logica. Oggi in quel luogo, prosegue la cronaca, è stato consacrato al Signore e di nuovo sopra il presepio è stato costruito un altare e dedicata una chiesa a onore di San Francesco, affinché là dove un tempo gli animali hanno mangiato il fieno, ora gli uomini possano mangiare, come nutrimento dell'anima e santificazione del corpo, la carne dell'agnello immacolato e contaminato, Gesù Cristo nostro Signore, che con amore infinito ha donato se stesso per noi. Ed ecco quindi che torniamo da dove siamo partiti, e con questo concludo. Questa è la versione che Giotto ha fatto della scena del presepio di Greccio nella Cappella degli Scroveni di Padova. E abbiamo gli stessi elementi che abbiamo visto nell'affresco iniziale e anche nella lettura che abbiamo appena fatto: il bambino che viene posato nella mangiatoia, l'altare con tutto pronto per la celebrazione dell'Eucaristia, il sacerdote con i suoi paramenti, i frati che cantano lì dietro tutti contenti, tutta la popolazione che è intervenuta, ma anche il crocifisso. Sopra alla mangiatoia abbiamo proprio una sovrapposizione, cioè il dietro della croce c'è l'altare e c'è il bambino, uno sopra l'altro. Questo perché? Perché non possiamo disgiungere la contemplazione dell'incarnazione da quella della crocifissione e a sua volta queste dalla presenza di Dio che si fa pane, carne e vino sul nostro altare. Allora, io penso che l'insegnamento che Francesco ci regala questa sera, insomma, sia proprio quello di avvicinarci a Natale con questo spirito, con l'accoglienza, accogliere il Dio che viene a trovarci, che bussa alla porta del nostro cuore, con timore, per paura di sciupare questa bellezza, con senso della sacralità, senso dell'incanto della bellezza di Dio e anche con senso di gioia, di umiltà, di povertà. Tutte queste cose Francesco le ha vissute con tutta la sua vita e tutta la sua esistenza. E credo che veramente nel suo essere piccolo uomo, uno di noi, uno come noi, pieno però della luce di Dio, ci stia dando un cammino bellissimo da percorrere insieme con lui. Con questo vi ringrazio, se avete qualche commento, riflessione, domanda, siamo qui, insomma, grazie.